Angelo Picchierri ha insegnato sociologia industriale e sociologia dell'organizzazione all'Università di Torino per quasi 40 anni. È socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Di recente, insieme ad Arnaldo Bagnasco e Giuseppe Berta, ha scritto un libro dal titolo molto interessante, Chi ha fermato Torino? Una metafora per l'Italia. Ed è di Torino e di università che vogliamo parlare con lui. Angelo, da quanti anni vivi a Torino? Beh, di anni ne ho 80 da qualche giorno e sono arrivato a Torino quando avevo 16 anni. Quindi un periodo piuttosto lungo. Sì, Qual è il tutto. luogo che più ami di questa città? Dovrei scegliere tra i parchi, credo. Diciamo il Parco Europa perché è il più vicino a casa mia. Come descriveresti Torino con una parola? Ah, difficile, naturalmente mi vengono in mente degli aggettivi, incerta, sospesa. Bene. Negli ultimi 20 anni lo sviluppo di questa città ha rallentato, lo avete spiegato molto bene nel vostro libro. Chi o che cosa ha fermato Torino? Naturalmente la domanda è difficile, non so se la risposta l'abbiamo data in maniera convincente nel libro. Comunque, si tratta di questo. Nel corso degli anni 90 e fino ai primi anni 2000 a Torino si era formato, dopo l'epoca a prevalenza assoluta Fiat, un tipo di classe dirigente o di governance locale, un meccanismo di governance locale che sembrava essere stato in grado di affrontare in maniera convincente i problemi della deindustrializzazione che avevano ridotto Lumicino a altre città. Questa impressione positiva è durata, ti ripeto, per un buon decennio, fino ai primi anni 2000, e a un certo punto, o in un certo periodo, lo stesso gruppo, la stessa nomenclatura, lo stesso tipo che sembrava aver retto bene e dare buone prospettive per il futuro, non ce l'ha fatta più. Non è riuscita ad adattarsi in maniera sufficiente ai cambiamenti esogeni, ai cambiamenti esterni e soprattutto, questa è la parte più negativa del nostro giudizio, ha dato prova di una certa incapacità, di una notevole incapacità di ricambio e di inclusione di pezzi di città prima non inclusi. Cosa servirebbe secondo te per far ripartire oggi Torino? Ma la risposta è un po' compresa nel giudizio negativo che ti ho appena riferito. Cioè, bisognerebbe ricostruire un vocabolo che forse tornerà nel corso dell'intervista, è tessere, tessitura. Non lo scelgo io, ma è contenuto in un rapporto recente che è stato scritto su richiesta della Fondazione Cassa di Risparmio per i loro stati generali o qualcosa di questo genere. È necessario ricucire, rimettere insieme e fare in modo che gli attori della governance che si sono indeboliti e delegittimati nel corso degli ultimi anni trovino il modo, non da soli, ma in compagnia, tessendo appunto, di mobilitare delle risorse che pure ancora non sono. Angelo, nel vostro libro usate degli aggettivi per descrivere le città, parlate di città riccio, città volpe, città fenice. Oggi Torino che tipo di città è secondo te? E perché soprattutto? Sono tutte citazioni di autori. Se vogliamo continuare con le metafore animistiche, devo dire, mi verrebbe da dire che Torino in questo momento è piuttosto un lame duck, una anatra zoppa, nel senso americano del termine. Si spera che sia uno stato provvisorio, ma attualmente l'uccello Torino zoppica. Ti rimando indietro. Non è ancora in condizione di prendere il volo verso una destinazione chiara. Angelo, ti faccio fare qualche passo indietro nella tua storia personale e ti riporto a quando ti sei iscritto per la prima volta all'università. Un aggettivo per descrivere il tuo primo impatto da studente con l'università.
Restiamo sull'inglese, mi viene in mente il titolo di un romanzo di Dickens, Great Expectations, Grandi Speranze. Bene. E un aggettivo invece per descrivere il tuo primo impatto da professore. Grandi. Cosa può fare l'università per l'Italia? Allora, l'Italia è grande e la tua domanda è deliberatamente generale. Dicevo, l'Italia è grande perché quello che ho in mente è il fatto che alla domanda si può rispondere il che cosa può fare l'università in maniera diversa a seconda del livello territoriale del segmento di società. Quindi la domanda e la risposta andrebbero necessariamente disarticolate, non tanto che cosa può fare l'università per l'Italia, ma che cosa può fare l'università per Torino, per il Piemonte, per le piccole imprese e via discorrendo. Le risposte poi che cosa può fare, se devo metterci un denominatore comune, il denominatore comune riguarda certi compiti dell'università che ben conosciamo, l'università deve fornire competenze, il Politecnico lo fa in maniera chiara con il trasferimento tecnologico, ma anche l'università ha delle competenze da trasferire e da utilizzare, trasferimento di competenze, ma anche contributo alla creazione di un discorso pubblico. Il ruolo dell'università per la costituzione di un discorso pubblico che in generale, ma forse in particolare a Torino da qualche tempo a questa parte, è non del tutto mancante, ma zoppicante, difettoso. L'università può dare un contributo in questa direzione. Angelo, questo mi permetto di sottolinearlo perché è un punto importante. In effetti, spesso si sottolinea il ruolo dell'università nello sviluppo economico, ma altrettanto importante è il ruolo che può dare a costruire una cittadinanza, a consolidare la democrazia. E guardando l'inverso, l'Italia che cosa può fare oggi per l'università? Se fare delle battute, direi che il meglio che possa fare è di star buona un momento, nel senso che la risposta potrebbe essere non fare quel che si è fatto nel corso degli ultimi 20 anni e su almeno due versanti importanti. Il primo è ovviamente quello delle risorse economiche, il fatto di considerare l'università come un investimento che ne valga la pena. Vorrei sottolineare una cosa di cui non sempre si tiene conto, cioè non solo sono diminuiti i trasferimenti pubblici nei confronti dell'università, ma sono costantemente diminuiti in presenza di un costante aumento delle domande che all'università si rivolgevano. Allora, per un po' di tempo questo magari ha persino aiutato un po' l'efficienza e l'attenzione ai costi, ma non si può andare avanti così all'infinito. Un'altra cosa che potrebbe fare l'università è di andarci piano con le riforme. Siamo stati, ricordo una frase desolata del mio maestro Luciano Gallino, che dopo non so quale delle riforme, forse era già la Gelmini, ma non ricordo, aveva pronunciato questa frase: la battaglia per lasciare l'università così com'è è una battaglia progressista. Non arriverei a dir questo. Ma certo che se qualcosa va riformato, e certo qualcosa va riformato, bisogna farlo con una buona dose di prudenza, di sperimentalismo e di coinvolgimento dei diretti interessati. E evitare anche, questa è un'altra richiesta che l'università rivolge alla politica, alla sfera pubblica, evitare quelle forme di delegittimazione che nel corso degli ultimi anni sono state troppo frequenti. Ti riporto su Torino. Se io guardo Torino e la comparo a Milano, vedo che ci sono molti più giovani adulti laureati a Milano piuttosto che nella nostra città. Perché secondo te? Allora, non ho tempo per un'analisi approfondita, per cui anche qui rispondo con una parola: mercato del lavoro. Cioè, ci sono tanti fattori, ma la risposta alla domanda che tu poni va cercata nella domanda presente sul mercato del lavoro torinese. E poi di qui potremmo partire per un'analisi un po' più approfondita.
Tu prima hai citato del ruolo che l'università può avere per far ripartire Torino. Che contributo può dare in particolare UNITO per lo sviluppo di Torino? Ma allora, in parte ho già risposto parlando di tessitura e di discorso pubblico, come sono espressioni chiave da questo punto di vista, e direi che in questo senso non sono pessimista, non sono troppo pessimista, nel senso che vedo che nel corso del quindicennio in cui la situazione della governance torinese si è andata progressivamente deteriorando, la presenza delle università e di UNITO, oltre che naturalmente del Politecnico per molti anni in prima linea, la presenza dell'università è diventata più importante. Non direi che questa missione che le ho assegnato relativa al discorso pubblico sia stata completamente compiuta, ma certo c'è già qualche passo interessante in questa direzione. Proviamo a continuare. E dicevo tessitura perché discorso significa per definizione mettere insieme più di un interlocutore, più di due possibilmente. Angelo, un'ultima domanda. Un tempo si diceva impara l'arte e mettila da parte. È ancora valido oggi, secondo te? Sì, è valido, si può imparare l'arte. È bene metterla da parte, però è bene metterla da parte oggi a condizione di tirarla fuori spesso e di sfolderarla. Cioè, io posso avere un eccellente computer, non devo rifiutare gli aggiornamenti. Grazie Angelo Picchierri. Grazie a te, Franco.